mafia siciliana lo uccidesse, polemicamente l'allora Presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, lo aveva chiamato il giudice ragazzino. Il magistrato Rosario Livatino, a 27 anni dalla morte, sta per diventare santo, ma nell'immaginario collettivo di un paese che due anni dopo quell'agguato farà i conti con le stragi di Capaci e Via D'Amelio, è da tempo entrato nel calendario degli eroi civili. Questo doppio riconoscimento dello Stato e della Chiesa è stato al centro di un convegno tenutosi a Taurianova. Tra gli altri vi ha partecipato Ottavio Sferlazza, oggi procuratore a Palmi, ma ieri tra i magistrati agrigentini che dovettero indagare su quell'omicidio. È stata particolarmente dolorosa, soprattutto quando, come nel caso di Rosario, era un amico perché lo conoscevo bene. Questo debito di riconoscenza, proprio perché ci ha fortificato nel convincimento di dovere quotidianamente fare il nostro dovere fino a costi quel che costi. E se lo Stato ha fatto ammenda rispetto alle sottovalutazioni dei rischi per chi sta in trincea, anche la società civile non è stata ferma in questi anni. Nel nome di Livatino, il liceo di Rosarno, ad esempio, produce un olio ricavato dai terreni confiscati. Qual è la virtù per cui un eroe civile può diventare santo della Chiesa? La fortezza, la giustizia, la temperanza e la prudenza. Il nostro giudice ha vissuto queste virtù anche da credente, che lui emetteva le sentenze, poi aiutava le famiglie. Un risarcimento di memoria per il suo martirio che ora la Chiesa santificherà. Il processo di Cesano, con la sua fase di Cesano, possiamo dire che è concluso. Attendiamo semplicemente la data scelta dal Vescovo per la sessione pubblica di chiusura del processo e quindi per trasmettere tutto il fascicolo processuale alla Sacra Congregazione per le cause dei Santi a Roma. Agostino Pantano per la CNews 24. Io sono convinta che il sacrificio di mio padre sia servito. Anche perché pensare il contrario sarebbe veramente insopportabile. Un sacrificio, quello del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, che i figli Simona, Nando e Rita hanno voluto onorare attraverso un libro che racconta la vita di quel papà eroe dalla profonda generosità. Un uomo leale con un grande rigore e senso del dovere, che riuscì ad essere un padre affettuoso e allo stesso tempo un uomo di stato coraggioso. Le pagine del volume Carlo Alberto Dalla Chiesa, un papà con gli alamari, sono state raccontate a Catanzaro grazie all'associazione Gutenberg, a 35 anni dalla strage di Via Carini a Palermo, quando il generale venne ucciso in un agguato. Il libro di Simona è naturalmente straripante di affetto per la figura paterna, ma tocca il suo vertice proprio nei passaggi conclusivi, laddove tratteggia l'ambiente palermitano chiuso, ostile, refrattario, preoccupato di respingere questa ingombrante figura. Quell'immagine tenera del generale Dalla Chiesa, spesso nascosta dietro l'ufficialità della divisa, è così venuta fuori attraverso le parole commosse della figlia Simona, affiancata dal prefetto di Catanzaro Luisa Latella, che condanna episodi come quello di pochi giorni fa, quando è sparita la bandiera sotto la lapide che ricorda il sacrificio del generale rubata per la terza volta. È successo troppo spesso che abbiamo messo i fiori e sono stati tolti, e che abbiamo messo la bandiera ed è stata strappata. Lo Stato e quel tricolore che per noi ha significato così tanto sono più forti di ogni malvagità nei confronti dei simboli che rappresentano la storia migliore del nostro Stato. Rossella Galati per la CNews 24. Faccio solo il vescovo. Il vescovo che vuole bene ai Cenacoli, alla fondazione, all'opera intera di mamma Natuzza. Consentitemi questo piccolo sfogo. Non lasciatevi ingannare dalle bugie e dalle falsità che si stanno dicendo in giro. Se Natuzza non è della Chiesa e nella Chiesa, non può essere dichiarata santa. Ma a questo riguardo, completando l'informazione che ho dato qui il 1 novembre, ho costituito la commissione in questi giorni, la commissione teologica di studio. Non sarà un lavoro facile quello che andremo a fare. E dopodomani ho l'appuntamento col prefetto della Congregazione della Fede per farmela approvare la commissione. Cos'altro devo dire e fare per far capire che io sono totalmente per voi e per la causa di Natuzza? Parole riconcilianti quelle che il vescovo ha rivolto al popolo di Natuzza, che anche oggi ha riempito la spianata della Villa della Gioia nel 24° anniversario dell'arrivo della Sacra Effigie della statua Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime, un raduno dedicato ai cenacoli di preghiera sparsi in tutto il mondo.
La concelebrazione eucaristica è stata presieduta da Monsignor Salvatore Nunnari, che nella sua omelia ha elogiato la figura della mistica di Paravati e la sua costante obbedienza alla Chiesa e ai Vescovi. Ad assistere all'omelia oltre 10.000 fedeli che prima della messa hanno visitato la tomba della mistica con le stimmate. E poi occhi rivolti al cielo per scorgere qualche segno della presenza di Mamma Natuzza. Gira, gira il sole! Guarda, guarda che cambia colore! Cristina Iannuzzi per la CNews 24. Alla ministra Beatrice Lorenzin mancava il minacciato incatenamento di Mario Oliverio di fronte a Palazzo Chigi. Lo ha affermato tra il serio e il faceto in una sua intervista alla CNews24.it, a margine dell'Assemblea Romana di Alternativa Popolare. Confermando anche che manterrà il suo posto, nonostante le pressanti richieste di rimozione, il commissario per il rientro del debito in sanità Massimo Scura. Siamo dunque alla sfida vera e propria tra istituzioni dello Stato. Il governo da una parte, perché Lorenzin non può certo parlare a titolo personale, e il presidente della regione dall'altra, forte del suffragio universale ottenuto dai calabresi nel 2014. E la reazione del governatore non si è fatta attendere, è arrivata a strettissimo giro di posta. La ministra, dice Oliverio, farfuglia argomenti inesistenti per sfuggire alle proprie responsabilità. Come ben sa, deve prima di tutto decidere sulla richiesta formulata dal tavolo interministeriale di sanzionare il commissario che non ha adempiuto al mandato che il governo gli ha conferito. La posizione della Lorenzin mi induce ad insistere. Quali interessi e quali forze si frappongono all'atto, dovuto per legge, di sostituire l'attuale commissario? La Lorenzin dovrebbe saperlo. Allora, conclude il presidente Oliverio, invece di rispondere «Dove vai, Porto Pesci?», dicesse la verità che motiva queste resistenze sulla pelle della salute dei calabresi. Da Vibo Valentia per la CNews 24. Era il 2005 quando, incontrata Cocari alla presenza dell'allora vescovo Monsignor Domenico Tarcisio Cortese, del dirigente generale dell'ASP Armando Crupi e del prefetto Mario Tafaro, avveniva la posa della prima pietra del nuovo ospedale di Vibo Valentia. A distanza di 12 anni, a quella prima pietra non ha fatto seguito un solo mattone e tra mille false partenze si è giunti a oggi. Al 2017 l'ospedale cittadino è ancora lo Iazzolino e la politica ancora dibatte su tempi e modi di realizzazione di una struttura necessaria per innalzare i livelli di assistenza degli utenti della provincia. A riaccendere i fari sulla questione il coordinatore provinciale di Forza Italia Giuseppe Mangialavori, preoccupato soprattutto dai tempi di realizzazione di un'opera che rischia, dichiara l'ex membro della giunta Scopelliti, di non vedere la luce. La conferenza dei servizi per la costruzione dell'ospedale è stata convocata per il 30 novembre. Da là partiranno 90 giorni di tempo entro i quali gli enti che faranno parte della conferenza dei servizi dovranno dare una risposta. Quindi 30 novembre più 90 si va già a fine febbraio, quindi assolutamente fuori rispetto al tempo indicato dalla regione. Qui secondo me non si potrà iniziare i lavori prima di più o meno 300 giorni. Naturalmente questi è possibile ridurli un pochettino, ma dire che entro il 31 gennaio ci sarà l'inaugurazione del cantiere mi sembra assolutamente fuori dalla grazia di Dio. Immediata è arrivata la risposta del presidente della Commissione Sanità Michele Mirabello, che ai riferimenti alla scarsa incisività dell'amministrazione Oliverio ribatte: il coordinatore di Forza Italia dovrebbe sapere che se questo ritardo si è accumulato, ciò è accaduto, dichiara, perché l'intera scorsa legislatura guida centrodestra si è chiusa senza la produzione di un solo atto sull'ospedale di Vibo Valentia. Loredana Colloca per la CNews 24. La Locride chiama, Palazzo Chigi risponde. Quello di dopodomani a Roma potrebbe non essere solo un sit-in istituzionale in difesa dell'ospedale di Locri. La lettera inviata dall'Asso Comuni al Premier Paolo Gentiloni, un primo effetto lo ha già sortito. La missiva è stata infatti presa in carica da Gabriele De Giorgi, uno dei tre consiglieri politici del Presidente del Consiglio, il quale ha chiesto una documentazione integrativa che evidenzi le maggiori criticità del nosocomio locrese. Non è escluso dunque che una delegazione di sindaci da Piazza Colonna venga ricevuta direttamente dall'ufficio della Presidenza del Consiglio. E il leader di Asso Comuni, Franco Candia, ostenta un cauto ottimismo. A noi interessa di avere risposte operative, perché anche il sit-in di ieri che abbiamo fatto per annunciare l'iniziativa di martedì 14 a Palazzo Chigi, ore 12, da parte dei sindaci, ci è visti prendere atto che ci sono reparti totalmente smantellati.
Cioè, quando noi vediamo che una radiologia si regge su 3 medici a fronte dei 30 che c'erano, dei 13 che c'erano fino a qualche anno fa, significa proprio che così non si può andare avanti. Siamo all'antevigilia della chiusura di un nosocomio che è posto là a servizio di 42-44 comuni e di 135-150.000 abitanti. Ilario Balì per la CNews 24. Adesso parliamo della cipolla di Tropea in un modo inconsueto, come mezzo per fotografare un intero territorio ed un settore produttivo. Ci ha raggiunti in studio Pino Vita, che ha appena scritto e pubblicato un libro proprio sulla storia della cipolla di Tropea. Dalle sue ricerche cosa è emerso? Beh, le ricerche sono contenute in un libro pubblicato dall'editore Pellegrini nella collana diretta al professor Luigi Lombardi Satriani, e ricostruisce la storia della cipolla in genere, quella che alcuni addirittura fanno risalire ai Fenici. Io mi sono limitato a riscontrare la cipolla, la presenza della cipolla nel circondario vibonese, quando ne parlano per la prima volta i viaggiatori del Settecento, o quando era spedita dal porto di Tropea verso le isole, verso gli scali del Mediterraneo. Abbiamo visto la copertina, che immagine ritrae? La copertina ritrae uno degli scali principali, che fu Parghelia, perché la cipolla venne prodotta quando sostituì la produzione del cotone nel Vibonese all'inizio dell'Ottocento, e allora Parghelia faceva parte della circoscrizione di Tropea come casale, ma non c'è dubbio che le prime produzioni ebbero luogo a Parghelia, e lo scalo ferroviario ebbe nel dopoguerra ebbe una grande rilevanza economica. Cosa ha significato la cipolla di Tropea nel passato e cosa significa oggi nel presente? Guardi, la cipolla di Tropea è stata una componente economica importante, una pagina dell'economia calabrese, perché attraverso l'esportazione della cipolla rossa, soprattutto non soltanto nei primi del Novecento, ma diciamo a partire dal 1930, quando è esportata in America e in molte altre nazioni europee, la Svezia, diciamo fa diventare, innesta un fattore produttivo in un'economia allora molto sottosviluppata, che era quella agricola della Calabria, per cui nel circondario di Tropea apre delle grandi prospettive. Quindi volano di sviluppo nel passato, oggi invece, brevemente? Volano di sviluppo del passato, che ha preparato anche molti operatori economici che dal settore della cipolla sono diventati operatori turistici. Oggi è un elemento importante, perché un prodotto di eccellenza di quella storia dopo è diventata nel 2008 una eccellenza, cioè un prodotto protetto, e quindi si chiama cipolla rossa di Tropea, IGP Calabria. La strada è tracciata e le risorse sono a disposizione. 130 milioni provengono dal governo nazionale, altrettanti sono stati stanziati dalla regione. La forestazione in Calabria volta pagina. Oliverio lo ha detto a chiave lettere ai lavoratori di Calabria Verde in una affollata assemblea organizzata al cinema San Nicola di Cosenza. Gli ingenti fondi saranno impiegati nella realizzazione di un piano di sistemazione idrogeologica del territorio, di difesa del suolo, di pulitura delle aste fluviali, di manutenzione dei boschi, e sarà predisposta una strategia di prevenzione degli incendi mirata ad aumentare l'attenzione e i controlli prima ancora di pensare allo spegnimento dei roghi. Il generale Aloisio Marigiò, chiamato da Oliverio al capezzale dell'AFOV, è riuscito nell'impresa di risanare i conti e di regolarizzare il pagamento degli stipendi. Adesso la sfida è quella di dotare la complessa struttura di una più efficiente organizzazione. Duro da cancellare il luogo comune secondo il quale gli operai idraulico-forestali calabresi sono troppi e poco efficienti. Ci sono delle sacche, ci sono delle situazioni particolari, ma io ritengo che c'è tanta brava gente, c'è gente che può dare tanto alla Calabria e darà, penso io.
Al pettine anche altri nodi come il rinnovo di un contratto bloccato dal 2011 e l'attuazione del turnover per lo svecchiamento dell'organico. E sui gravi danni causati ai boschi nell'estate appena trascorsa, Marigio invita ad un'analisi più approfondita. Assolutamente non ritengo che il tutto possa essere dipeso dalla mancanza della vecchia forestale. Ci sono una serie di fattori concomitanti che si sono verificati. Il capo della protezione civile regionale non è stato tenero con Calabria Verde, ha qualcosa da replicare? Ma assolutamente no, lui fa il suo lavoro, io faccio il mio lavoro. Ognuno ad un certo punto deve pure fare un attimo i conti con la propria coscienza, la mia coscienza è a posto. Salvatore Bruno per la CNews 24. Inaugurata a Crotone la nuova sede provinciale cittadina di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale. A fare gli onori di casa il segretario cittadino Giovanni Iaconis, il portavoce regionale Ernesto Rapani e Maria Adele Bottaro. A distanza di 4 anni si è ritornati a credere che comunque la sede fisica è molto importante averla e sarà sicuramente un laboratorio, anche perché è la sede del coordinamento cittadino, che l'abbiamo intitolato a Pasquale Senatore, è la sede del coordinamento provinciale, ma è anche la sede del coordinamento di gioventù nazionale. Sicuramente il centrodestra a Crotone e provincia non ha lasciato una bella eredità e noi lo riconosciamo. Però siamo pronti a ripartire con le persone giuste e sicuramente con quelle persone che vogliono, ripeto, condividere questo nuovo progetto che sia solo ed esclusivamente nel bene e nell'interesse della città di Crotone e della provincia. Tra gli obiettivi, portare avanti le grandi battaglie già avviate dal partito legate all'isolamento che vive la provincia di Crotone sul piano infrastrutturale, partendo dallo scalo aeroportuale di Sant'Anna e la strada statale 106. Le infrastrutture per noi sono fondamentali perché collegare la provincia con Crotone e collegare Crotone con il resto della regione penso che sia la cosa fondamentale per il momento, perché non possiamo permetterci il lusso di far partire tutti da questa terra e sicuramente avendo delle infrastrutture che ci permettono di muoverci possiamo dare la possibilità a chiunque di rimanere nel proprio paese e comunque di muoversi agevolmente nell'ambito della regione e anche praticamente nel territorio interregionale. Antonella Marazziti per la CNews 24. Finalità importanti nel contesto regionale e provinciale, quelle presentate al movimento animalista Vibo Valentia. Stare vicino alle associazioni che si occupano della tutela degli animali, difendere l'ambiente e non solo. Dall'inasprimento delle pene per i reati contro gli animali, al loro inserimento nello stato di famiglia, alla regolamentazione del loro affido e dei lasciti testamentari a loro beneficio. Ricco il manifesto che traccia le linee programmatiche anche su temi come il fisco, il lavoro, il welfare, l'agricoltura, l'istruzione. Un'agenda per un'Italia migliore. Le istituzioni spesso banalizzano i problemi legati agli animali. Riteniamo che il movimento debba avere proprio questa funzione di catalizzatore, cioè di costituire un punto di riferimento per tutte quelle associazioni, ma soprattutto per i volontari di strada, cioè quelli che realmente con amore e dedizione si dedicano alla tutela degli animali, possa costituire quel mezzo tramite il quale ci si possa rivolgere alle istituzioni. A volte le amministrazioni disconoscono questa categoria giuridica, che molto spesso non rientra neppure nei programmi. Abbiamo un grande problema, che è il problema del randagismo, che va assolutissimamente affrontato. Finora non è mai stato affrontato da nessun comune e abbiamo avuto da poco tempo, circa un mese fa, un tavolo tecnico con l'ingegner Scura per affrontare questo problema e speriamo che in futuro riusciamo a far valere i diritti degli animali, ma anche una tutela ambientale che non abbiamo. Da Vibo Valentia per la CNews 24. Secondo successo consecutivo per il Cosenza, al Marulla basta una sola rete per battere la Juve Stabia e portare a casa 3 punti d'oro. Una vittoria sofferta ma meritata, al termine di una gara comunque priva di grandi emozioni, ma sicuramente concreta. Un primo tempo giocato a ritmi blandi, il Cosenza rimane compatto concedendo poco o nulla agli avversari. La respinta di Perina su Viola permette di chiudere la prima frazione a reti inviolate. La svolta arriva nei primi minuti della ripresa, Bruccini si fa trovare pronto su una conclusione murata a Mendicino, con un destro spedisce la palla in rete ingannando il portiere ospite. Per Bruccini si tratta della seconda rete consecutiva. Dopo il vantaggio il Cosenza non abbassa la guardia, sfiorando il raddoppio dopo appena 10 minuti. La Juve Stabia prova a risalire nella metà campo rosso-blu alla ricerca del pari, ma il Cosenza non concede nulla. Una vittoria fondamentale in vista soprattutto dell'attesissimo derby domenica prossima contro il Catanzaro.
Ritrova il sorriso anche il Rand. Con una sola rete in trasferta a Monopoli, i biancorossi portano a casa l'intera posta in palio, riscattandosi dalla brutta sconfitta contro il Trapani. A siglare il successo è Rostini al terzo del secondo tempo. Tre punti che permettono a Rand di salire a quota 20 in classifica. Maria Chiara Sigillò per la CNews 24. Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizie. La CNews 24 anticipa l'informazione. L'edizione giorno alle 13.45 e l'edizione sera alle 19.15. La CNews 24, la Calabria che fa notizie.